Buongiorno bella gente dal pelo lungo e dalle corna belle. Andiamo a vedere oggi, come tutti i mercoledì, quello che sono le uscite della settimana a livello fumettistico. E parlo delle tre case editrici principali mainstream in Italia. Cioè parlo di Star Comics, Planet Manga e J-Pop. Prima di cominciare, ovviamente, pollicione verso l'alto per aiutarci a crescere, aiutarmi a crescere in questo canale. E iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, puntiamo ai 3.000 ragazzi, puntiamo ai 3.000. Iniziamo subito a parlare della prima casa editrice, che come sempre è Star Comics. Eccoci qua con la prima casa editrice, perché Star Comics questa settimana, che è la prima settimana del mese di febbraio, rimane molto rilassata, le uscite non sono tantissime, sono 7. Abbiamo visto degli inizi del mese molto ma molto più eclatanti, molto ma molto più strong. E quindi andiamo a vedere quelle che sono le uscite di questa settimana. Eden Zero volume 21, Gachi Akuta volume 4, Mermaid Melody, Peach 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 con il box completo, Queen's Quality volume 19, Rave the Grand Adventure volume 5, Shaman King the Superstar volume 4 e Witch Watch volume 5. Andiamo pian pianino a vedere quello che sono le opere, quindi partiamo qua. Eden Zero volume 21, 5,50€, continua quella che è la seconda parte di Eden Zero di Hiromashima. Dopo il timeskip si va avanti con un gruppo sempre più potente e sempre più devastante. Lo potete trovare un po' dappertutto, perché 5,50€ è il formato standard di Eden Zero, il formato standard di Star Comics, ma con le alette. Lo potete trovare in fumetteria, online, libreria e edizione digitale. Andiamo ora a Gachi Akuta volume 4 di Deyoshi Ando e Kei Urana, dove Deyoshi Ando è colui che fa tutta la parte di graffiti di quest'opera, quindi le copertine e i graffiti all'interno dell'opera. Andiamo avanti con quella che è la storia di Rudo dopo il combattimento con i Vandali e la scoperta del potere del suo Jinki, quindi anche qua andiamo avanti per una serie decisamente potente e accattivante. Volume 4, 5,20€, quindi è il formato mainstream, quello che viene venduto per la maggiore. Viene venduto un po' dappertutto, fumetteria, online store, libreria, e avete anche l'edizione digitale. Tra l'altro qua mi dice anche edizioni della serie volume 5 che esce ad aprile, quindi è bimestrale, senza grossi problemi. Di questo abbiamo avuto poi i primi tre volumi con un'edizione anche limited e un ultra limited del primo volume. Mermaid Melody, Peach Peach Peach. Questo è il box che racchiude i tre volumi usciti nel corso dei mesi e finora. Tra l'altro li potete trovare tranquillamente in fumetteria, o altrimenti vi prendete il cofanone da 35 eurini con tutti e tre i volumi Perfect Edition, perché erano... no, non erano Perfect Edition, erano dei volumoni con una bella fogliazione grossa, perché erano intorno ai 350-400 pagine a volume, quindi due volumoni a blocco, quindi decisamente un bel prodotto cicciottello. 35 eurini, però c'è tutto, c'è praticamente tutto. Costava intorno agli 11,90 se non mi sbaglio, quindi o 12 euro, quindi ci siamo per questo shoujo. Poi andiamo con Queen's Quality, altro shoujo, 5,20€, quindi altro shoujo di livello, comunque mainstream. Lo trovate un po' dappertutto come i precedenti, anche perché per il prezzo 5,20€ è un prezzo decisamente mainstream. La prima settimana del mese è sempre quella delle opere mainstream, quelle delle opere con la più alta vendita all'interno di Star Comics, per poi andare pian pianino in quelle che sono un po' più di nicchia e per arrivare di solito a fine mese con qualche altro pezzo grosso, pezzo forte. Andiamo con un altro pezzone forte, la ristampa di Rave the Groove Adventure. In questo caso è un volume da 5,90, quindi è la sovracopertina, e gli altri li potete trovare tranquillamente in fumetteria, perché tanto ha un'uscita mensile, perché è iniziato a Lucca
dove avete trovato praticamente i primi due volumi, poi a gennaio, a dicembre il terzo, e via via 4-5, quindi lo trovate tranquillamente. Quindi non è una di quelle serie che finirà esaurita. Se finisce esaurita, meglio così. Andiamo avanti con gli ultimi due titoli, perché andiamo avanti con Shaman King the Superstar di Ryuki Takei, che è praticamente il sequel di Flowers e il sequel di Shaman King. Una serie che sta proseguendo decisamente con un ritmo molto soft, molto rallentato, molto smooth, come direbbero gli inglesi. E perché, cioè, tecnicamente siamo con questo volume al volume 11 della serie sequel, perché è iniziata con Flowers e sta proseguendo con The Superstars, che è il sequel diretto proprio di Flowers. E all'11° volume la storia sta avanzando molto lentamente. Cioè, la prima serie, Shaman King, al volume 11 era molto più in là col ritmo, aveva un ritmo molto più serrato, molto più avanzato. Questo si prende i suoi tempi. Diciamo che se il primo Shaman King aveva la foga del protagonista di Shaman King The Superstar, questo The Superstar e Flowers ha il ritmo del precedente protagonista, quindi di Yo Asakura, che era molto easy, senza problemi, tranquillone, quindi una roba molto tranquilla. Qua 6,50€, quindi con sovracopertina, ha una fogliazione non grandissima, perché comunque sono dei volumi da 170 rotte pagine, quindi neanche troppissime, però comunque una serie che, se vi piace Shaman King, non potete non portarla a casa. E poi andiamo con l'ultima serie, che è Witch Watch di Kenta Shinohara, 5,90€, lo potete trovare dappertutto, ed è un'opera dell'autore di Astro Lost in Space, una storia che parla di magia, parla di ragazzi, è quasi uno scolastico con magia, sentimenti, quindi una roba molto particolare. Qua dice la nuova serie frizzante dell'autore di Astro Lost in Space. Astro Lost in Space in Giappone l'avevano segato al quinto volume, quindi non è esattamente un pregio dire dall'autore di Astro Lost in Space. No, ragazzi, Astro Lost in Space in Giappone ha segato male. Quindi non è da prendere a riferimento. Andiamo ora a vedere quello che sono le uscite di Planet Manga, che sono un pochino più tranquille rispetto alle scorse settimane. Eccoci arrivati alle uscite di Planet Manga, che rispetto alle scorse settimane si è presa un attimo più di respiro, un po' di fiato, proprio perché onestamente c'erano una quantità di uscite. A metà di gennaio c'è stata una quantità di uscite inaffrontabile, cioè 30 uscite nella stessa settimana, ma non state. Allora, abbiamo le due edizioni di Shangri-La Frontier, abbiamo il volume unico di Spider-Man Fake Red, il volume 24 di Jujutsu Kaisen. Ci stiamo pian pianino avvicinando alla conclusione dell'opera, o meglio, l'opera sta andando avanti in Giappone e si sta avvicinando alla conclusione, ma noi ci stiamo anche avvicinando a pareggiarci con la serie, che tecnicamente dovrebbe avere capitoli per ora fino al volume 27-28, quindi credo che sia avanti di 3-4 volumi come numero di capitoli, quindi però siamo poi a quasi a in dirittura d'arrivo. Poi abbiamo Sensei e Lost Canvas volume 11 di 25, Aragane no Ko Diamond in the Rough volume 8, Demon Slave volume 13, la serie preferita del buon Kuroteo e del buon Maino. Poi abbiamo la ristampa del volume 9 di Nana, tra l'altro autrice di Nana che è finita nell'occhio del ciclone la scorsa settimana, e la ristampa di Spy per Family volume 1. Andiamo a vedere prezzi edizioni delle serie. Eccoci qua. Shangri-La Frontier di Ryosuke Fuji e Katarina, 5,20€, 200 paginette. Qua trovate la versione standard, quindi una versione easy, brossurata semplice, senza grossi fronzoli.
Poi c'è la versione Expansion Pass che, oltre ad avere una cover differente, perché se vedete è la stessa cover a livello di disegno, ma più, come posso dire, dilatata, cioè l'hanno fatta in modo di farla stare nell'intera copertina senza tagli, cosa che invece qua aveva dei tagli, con uno sfondo diverso. Probabilmente questo è lo sfondo originale, questo è lo sfondo tagliato in Italia, e però c'è sempre questo volumetto aggiuntivo dove ci sono informazioni aggiuntive, capitoli in più, e easter egg, quindi sono, visto che è collegato a una serie, a un videogame, abbiamo tutti i vari collegamenti, richiami, occhiolini proprio alla serie videogame. Come questa costa 5,20€, la versione Expansion Pass ne costa 3 di più, quindi 8,20€. Poi abbiamo il manga e volume unico di Spider-Man Fake Red. Iniziamo con quello. Iniziamo, stiamo già andando avanti, direi, da mesi con i manga Marvel e i manga DC. Tant'è vero che il mese scorso, ma li troveremo anche questo mese, e tutti i vari manga su Batman, Spider-Man, Joker e via discorrendo. Quindi tutta una serie di fumetti legati al mondo dei comics americani, disegnati proprio, scritti e disegnati da mangaka. Questo è un manga tutto bianco e nero e colori, con una bella fogliazione, 12,90€, e si parla di Spider-Man. L'autore è lo stesso di The Mandalorian, quindi se vi è piaciuto, se vi piace Spider-Man, sicuramente può essere un'opera da recuperare. Poi abbiamo volume 24 di Jujutsu Kaisen, quindi oramai ci stiamo, come vi dicevo prima, avvicinando alla chiusura della storia. Siamo quasi addirittura d'arrivo della fase degli scontri nelle varie colonie, quindi oramai siamo nelle situazioni finali, nelle tratti finali, quindi andiamo, vediamo dove si va a parare. 5,20€, perché è comunque una serie che ha una bella tiratura, una bella vendita, quindi ci sta che sia 5,20€. Come ci sta che sia 5,20€ anche Lost Canvas 11, serie di Masami Kurumada, più che altro per quanto riguarda l'opera originale, e di Shiori Teshirogi per tutto quello che risulta la costruzione della serie. Cioè, detta come va detta, Masami Kurumada ci ha messo il salvadanaio, ma rivolto così, nel senso, datemi il sword. E Shiori Teshirogi ha praticamente scritto l'intera storia, traendo spunto da quella che è la storia originale di Senseiya. 5,20€, le copertine con sta scritta in verde, lo canvas laterale, non è che siano eccezionali le copertine, però se fa quel che se fa, però sicuramente eccezionale la serie, mamma mia che serie, meravigliosa. Se non l'avete letta, ragazzi, leggetela, perché è una perla totale, per me è quasi superiore alla serie originale. Poi, Haragane no Ko, Diamond in the Rough, 7,50€, quindi un formato un po' più grande, con una fogliazione un po' più grande, brossurato, e dentro ci sono bianco e nero colori, quindi comunque una serie, e probabilmente 7,50€ perché è una serie un po' più di nicchia, perché altrimenti di solito questo genere di serie vanno sui 7€, quindi ci possiamo stare, magari vende un po' meno, allora l'hanno passata a 7,50€. Poi abbiamo Demon Slave, il volume 13, una delle serie preferite proprio dal buon vecchio Kuroteo e dal buon vecchio Maino, che le leggono con un buon gusto. Classica serie di nicchia con spupazzamenti, giovani ragazze con segni prosperosi e robe del genere, quindi non mi aspetto nulla di differente. Ad ogni modo 5,20€, e se è 5,20€ a volume 13 vuol dire che comunque vende. Un'altra serie che vende è quella di Ayazawa, dove i lettori sono particolarmente incazzati con l'autrice, perché fondamentalmente la scorsa settimana è stata rea di aver fatto alcune decorazioni, alcune illustrazioni per una casa di moda, una rivista di moda,
E il pubblico, vedendo queste illustrazioni, si è incazzato dicendo: oh, ma c'hai una serie da finire! Ma perché non te metti lì a disegnare sta serie e la fai finita? Ecco, vabbè, due pagine, due o tre illustrazioni non è che facciano poi tutta sta differenza, eh? Cioè, se questa è ferma perché non hai idea di come portarla avanti, è ferma, appunto. Chiuso. Vabbè, vedremo. Ad ogni modo, 7 eurini per un'edizione con una bella fogliazione, un po' più grossina e brossurata, senza sovracopertina, bianco e nero, quindi... È una di quelle poche volte in cui 7 euro non vuol dire sovracopertina. Però è una ristampa. 5,20 euro invece per Spy per Family, che ha qua la prima ristampa del primo volume, quindi vuol dire che è una serie che continua a tirare parecchio, quindi se ve la siete persi potete avere l'occasione di recuperarvela proprio questa settimana. Quindi se vi capita e vi interessa, dateci un'occhiata magari nelle varie testate online che la pubblicano e poi andate a vedere, se vi piace andate a comprarvela, mi raccomando. Ora, a proposito di andare a comprarvela, andiamo a vedere che cosa vende questa settimana J-Pop. Eccoci qua con le uscite di J-Pop. Ci sono due tavole di uscite nuove, più quello che sono tutte le varie uscite, uscitine, prezzi, prezzini, ristampe, cose varie. E allora, abbiamo finalmente il volume 2 di DRCL Midnight Children. Che serie! Tra l'altro, Shinji Sakamoto era la scorsa settimana ad Angoulême con una mostra dentro a una chiesa, credo sconsacrata. Mamma mia, che figata! Con le tavole di RCL impresse nelle pareti tramite giochi di luce che facevano sparire le tavole, le facevano ruotare. Io avevo avuto un'occasione di vedere una mostra similare a Tokyo, e per quanto riguardava una mostra di Takehiko Inoue su Gaudì. Meravigliosa, meravigliosa. Quindi DRCL è una di quelle storie da leggere se si ama Shinichi Sakamoto e se si amano i bei disegni. Poi abbiamo il volume 1 di Studio Cabana di Uma Agri. Poi numero 12 di Made in Abyss, altro fumetto bello strong. Hirayasumi volume 3, Blue Period volume 14. Poi cambiamo immagine, abbiamo Oshinoko volume 12 e Cruel God Reigns di Moto Agio che è stata premiata proprio ad Angoulême, ad Angoulême lo scorso weekend. Poi abbiamo Kakegurui Twin volume 13, Monster Musume Okayado volume 18 e Kemono Jihen volume 19 di Shoei Moto. Andiamo ora a vedere quello che sono i prezzi e le uscite proprio delle ristampe e delle versioni digitali. Eccoci qua. Studio Cabana, volume 1, 6,50 euro. A quanto pare è uno scolastico sul mondo della musica scolastica. Potrebbe essere interessante. DRCL Midnight Children, altra serie meravigliosa. Volume da 12 euro, ma è una perfect edition, quindi cosa vi aspettate? Hirayasumi, volume 3 di Keigo Shinzo, 7,50 euro. Poi abbiamo Oshinoko, volume 12, di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari, a 6,50 euro. E Cruel God Reign, avevano finito il font più grande, quindi l'ha messo più piccolo. 7 euro, ma è una perfect edition, quindi 12 eurini per la serie. Poi abbiamo Blue Period, così passiamo dal piccolo al grande. Volume 14, di Tsubasa Yamaguchi, a 6,50 euro. Kakegurui Twin, a 6,90 euro. Kemono Jihen, volume di Shoei Moto a 6,50 euro, e Made in Abyss, volume 12 a 7,90 euro. Tra l'altro Made in Abyss
ha un formato leggermente più grande rispetto agli altri. Arriviamo con Monster Musume 18 di Hokkaido a 6,50€ e il primo volume di No You Girl a 7,50€, che tra l'altro non era segnato perché in teoria doveva essere segnato la scorsa settimana il volume 1 di No You Girl. Ad ogni modo, vediamo la quantità devastante delle opere ristampate questa settimana e in uscita digitale. Ristampate abbiamo Dungeon Food, tra l'altro uscita la serie su Netflix. 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, tombola. Goblin Slayer volume 1, Bloom Into You volume 5, Drifters volume 2, Monster Musume volume 2, Sunken Rock di Boichi volume 1, 10 e 12, una delle serie più eclatanti di Boichi tra l'altro, Insomnia Southern School volume 2, Land of Lustrous volume 2, The Climber capolavoro volume 11. Le uscite digitali invece sono DRCL volume 2, A Cruel God Reigns volume 7, e Blue Period volume 14 e i due volumi settimanali di Comic and Communicate che escono praticamente tutte le settimane, e parliamo del volume 28 e del volume 29. Torniamo a dimensioni un po' più consone, così non sento la testa schiacciata in mezzo alle parti. Eccoci qua, questa settimana è una settimana molto più relaxed, molto più smooth, però è una settimana con tante belle uscite di qualità. Quindi se avete da spendere, questa è la settimana dove si spende forte. Oddio, anche la scorsa settimana non è che si sia speso poco, però questa settimana c'è un'altra serie di titoli molto molto forti. Ora, voi cosa prenderete? Io, vedendo i titoli delle varie case editrici, penso che prenderò 4-5 titoli, non di più. Tra l'altro di RCL, tanta roba, meravigliosa. Voi ditemi cosa prenderete questa settimana. Scrivetemelo qua sotto. Per il resto, noi ci vediamo domani per un altro video che parla di cinema, serie TV. Lascio a voi il dubbio. Ciao belli! Vediamo di cosa si parlerà.